Oggi vi do 7 consigli che vi renderanno sicuramente Balatro più semplice. Weilaccio a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video. Un video di tips, di consigli per aiutarvi ad andare più avanti e a rendervi più facile Balatro, che come sapete è un roguelike di carte basato sul gioco del poker, ma poi in realtà c'entra relativamente con il poker. Non serve per forza saper giocare a poker per giocare a Balatro, un titolo piccolissimo ma che ha avuto un successo enorme e che ha una profondità in realtà alle spalle incredibile. Ma io direi di buttarci subito in questi 7 consigli che vi vado ad esporre molto velocemente, che alcuni potrebbero sembrare banali, ma in realtà secondo me non lo sono. Sono delle cose alle quali qualcuno potrebbe comunque non aver pensato. Quindi buttiamoci subito in questi 7 consigli in ordine semicasuale, quindi non in ordine di importanza. Allora, il primo consiglio che vi voglio dare riguarda la composizione del mazzo che andate a creare e in particolare ai potenziamenti che potete comprare. I potenziamenti, diciamo, maggiori e più importanti del gioco sono i jolly, quindi questi bonus che vi danno vari moltiplicatori oppure semplicemente delle agevolazioni durante la vostra run e quindi nel fare punteggi più elevati. Ecco, il mio consiglio è sicuramente quello di investire subito i primi soldi che guadagnate proprio sui jolly, cercando subito di averne 2, 3, 4, quanti più possibile, perché questo va ad aumentare enormemente il vostro moltiplicatore e quindi il punteggio che riuscite a fare, riuscendo quindi anche nelle fasi iniziali magari a vincere facendo pochissime mani, quindi utilizzando pochissime mani e quindi ricevendo come ricompensa sempre più soldi. Viceversa, se vi ritrovate a un certo punto con pochi jolly, pochi moltiplicatori per i vostri punteggi, state certi che avrete la vita molto più difficile. Quindi il mio consiglio è investite i primi soldi subito sui jolly. Per tutti gli altri potenziamenti come i tarocchi c'è tempo, ma i jolly io li ho ritenuti davvero fondamentali. Un altro consiglio, secondo me particolarmente importante, riguarda il potenziamento delle mani di gioco, che è una cosa alla quale ho visto si fa poca attenzione in alcuni casi. Parlo per la mia esperienza personale: all'inizio non ci facevo molto caso, andavo a potenziare un tris, un poker, una scala reale, tutta roba sì utile, ma dipende dal vostro stile di gioco. All'interno del gioco, infatti, ci sono questi pack, quindi queste carte celestiali, che vi consentono di potenziare alcuni mani di gioco, per l'appunto può essere la carta alta, la coppia, la doppia coppia, il poker, il full colore, qualsiasi mano di gioco. Non c'è una regola esatta su quali mani potenziare, ma sicuramente andare a potenziare una scala reale diventa molto meno redditizio rispetto a potenziare una doppia coppia, in quanto andare a fare una scala reale è veramente difficile. Mentre invece con i giusti potenziamenti una doppia coppia può fare sicuramente un punteggio molto maggiore rispetto a una scala reale base. Quindi, pur non essendoci una regola esatta, il mio consiglio è quello di andare a potenziare, se possibile, innanzitutto un punteggio abbastanza basso come una doppia coppia o un tris, e poi investire in un punteggio alto come può essere un full o un colore, senza però andare a toccare roba veramente difficile come la scala reale. Un altro consiglio da dare ancora prima di entrare nello specifico del gioco e di come videogiocare è quello relativamente alla gestione tattica dei round degli ante, che sarebbero la somma di piccolo, grande buio e boss fight, e quindi capire come gestirli e come gestire i patti. Infatti, dare un'occhiata a quali sono i patti disponibili all'interno di quel determinato ante e a qual è il boss finale di quell'ante può essere determinante, scusando la rima. Saltando alcuni bui, quindi alcuni, diciamo, round, potete ottenere dei patti che sono a tutti gli effetti dei potenziamenti. Alcuni possono essere fondamentali proprio contro il boss della fine dell'ante. Quindi ecco, perdeteci tempo, non andate subito dentro la partita, perché anche questo, quindi decidere se saltare o meno un incontro, se riuscire per esempio a cambiare la boss fight, se è particolarmente ostica, tutto questo fa parte della gestione tattica di ogni ante, e quindi prima di iniziarlo io vi consiglio sempre di fare una panoramica appunto di patti e di boss fight. Passiamo adesso a dei consigli relativamente al gioco in sé, quindi a quali sono quei consigli che posso darvi semplici ma utili per giocare al meglio e per fare dei punteggi più alti. Parto da una semplice domanda: come è possibile scartare le carte all'interno di Balatro? Chiaramente in Balatro abbiamo le mani da giocare e gli scarti, quindi è ovvio che possiamo scartare le carte, ma ci sono dei casi in cui questo non è possibile, per esempio quando abbiamo finito, quindi esaurito gli scarti, oppure per tanti motivi diversi, per esempio ci può essere un boss che ci obbliga a non utilizzare scarti.
Ecco, in tutti questi casi, cosa possiamo fare per scartare? Alcuni non pensano che un modo utile per scartare è anche quello di giocare la mano. Se noi per esempio dobbiamo giocare una mano come può essere un tris, per fare un esempio, ma se ne potrebbero fare molti altri, potremmo tranquillamente giocare quei tre numeri che compongono il tris, quelle tre carte che compongono il tris, e altre due. Quelle altre due, pur non andando ad incidere sul punteggio, se ci serve scartarle in quel momento, le possiamo buttare dentro nella mano. Ecco, questa è una cavolata, letteralmente, che però a volte vi può salvare la vita. Un altro consiglio banale, ma secondo me molto utile, è quello di controllare il mazzo. Ecco, questa è una cosa che all'inizio io non facevo, cioè andavo a scartare delle carte in maniera un po' casuale. Per esempio avevo un 2, un 3 o un 5, insomma carte basse, scartavo tutto se non mi servivano a comporre una scala, un colore, un full e quant'altro. Questo però non è sempre utile. Infatti guardare il mazzo, vedere quali carte abbiamo ancora nel mazzo se non riusciamo a tenerle a mente, quali quindi punteggi, quali mani possiamo inseguire in base alle carte che abbiamo ancora nel mazzo e quelle oppure che sono già uscite o che già abbiamo giocato, è fondamentale. In Balatro capita spesso a volte di salvarsi all'ultima mano, giocando l'ultima mano, e a volte questo succede dovendo rincorrere un punteggio particolarmente alto. E quindi il modo migliore per farlo è sapere quante probabilità abbiamo che quella carta tanto agognata che ci serve per comporre il nostro full, il nostro colore, ha di uscire. Questo lo possiamo fare e sapere soltanto controllando il nostro mazzo. Altro consiglio di gioco è quello di giocare in funzione dei propri jolly e delle proprie mani di gioco, ovvero dei livelli delle nostre mani. Infatti è fondamentale capire quali sono i potenziamenti, i moltiplicatori che ci danno i nostri jolly e giocare in funzione di quelli. Se per esempio abbiamo una coppia di 8 e abbiamo una coppia di 7, ma abbiamo un jolly che ci dà il moltiplicatore per esempio ai numeri dispari, alle carte dispari, quella coppia di 7 darà un punteggio migliore rispetto alla coppia di 8, per fare un esempio molto banale. Quindi sapere quali sono i nostri jolly ci aiuta anche a fare dei punteggi migliori, così come anche i livelli delle mani di carte. Come vi dicevo prima, è inutile fare una scala reale se poi abbiamo una doppia coppia potenziata al livello 10, perché la doppia coppia farà un punteggio sicuramente maggiore rispetto a una scala reale. Quindi è fondamentale non giocare in funzione del poker in sé, che qui è la base, ma fondamentalmente c'è solo la base del poker in Balatro, i punteggi sono del tutto diversi, quindi se li andiamo a potenziare in maniera particolare, come vi dicevo, un tris, una coppia, anche una coppia, può fare un punteggio sicuramente migliore rispetto a una scala reale. Quindi giocate in funzione dei livelli delle vostre mani e dei jolly che avete. Chiudo con un settimo consiglio, che è un consiglio bonus. L'unico modo per migliorare davvero in Balatro e quindi per andare sempre più avanti è continuare a giocare, perché conoscerete meglio il gioco, conoscerete meglio ciò che sapete fare meglio voi, quindi dove andare a potenziare il vostro mazzo, le vostre giocate, le vostre mani in base a come giocate voi. E inoltre più giocate e più sbloccate nuovi mazzi con dei potenziamenti diversi e nuovi jolly con potenziamenti diversi. Quindi il fulcro di Balatro, e per il motivo per il quale è stato studiato così bene e ha avuto questo successo, è che più giocate più diventate bravi, più diventate forti in base a ciò che sbloccate, e quindi l'unico modo per andare avanti è continuare a giocare, e questo chiaramente vi terrà incollati per ore ed ore, quindi fate attenzione all'effetto dipendenza. Quindi ragazzi, questi erano 7 consigli, tra consigli tattici tra virgolette, comunque gestionali, e consigli di gioco vero e proprio, un misto, per darvi una panoramica di cose che avrei voluto sapere subito, che magari ho scoperto dopo 3-4 ore di gioco, magari dopo 10 alcune. Insomma, cose che secondo me serve sapere subito per cominciare subito bene e cominciare a imparare bene come giocare. Il gioco in questione lo trovate in questo momento su tutte le piattaforme, se non mi sbaglio è disponibile pure su iOS, ma manca su Android, sul quale dovrebbe arrivare comunque a breve, perché è stato già annunciato che stanno lavorando alla versione Android, dà il suo meglio in mobile, quindi, o comunque in versione appunto mobile, quindi per esempio su Switch è veramente una bomba. Lo potete chiaramente comprare su Instant Gaming a prezzo scontato, quindi vi lascio il QR code qua a schermo e il link di affiliazione Instant Gaming qua in sotto in descrizione. Chiaramente se comprate da lì
a voi non costa nulla in più e a me arriva una piccolissima percentuale. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate in un commento qua sotto, se l'avete giocato, se lo state giocando, se lo giocherete, cosa ne pensate di questi consigli. Se ne avete altri utili, chiaramente lasciateli qua sotto in un commento per chiunque passi da questo video. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare un bel like che fa sempre piacere. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti, ragazzi, ciao!